Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito reteotto.it. Anche questo giovedì, come ogni settimana a quest'ora, su questa rete, siamo in diretta per parlare di medicina, per trattare argomenti che riguardano la nostra salute. Questa sera nello specifico ci muoveremo nel campo della dermatologia perché parleremo. Di di alcune tra le più importanti e diffuse malattie della pelle, poi sconfineremo nel campo dell'ortopedia perché parleremo dell'artrosi della caviglia. In studio per voi ci saranno due specialisti dell'ospedale di Chieti, ospedale universitario. Prima il professor Paolo Amerio e poi il professor Roberto Buda. Entrambi disponibili a rispondere alle vostre eventuali domande per interagire con, lo, con loro. Vi comunico. Subito i numeri di telefono che potete fare per chiamarci, chiamarci in diretta sono già in sovraimpressione 0871 58 73 232 58 73 233 oppure ci potete scrivere all'indirizzo mail salute chiocciola reteotto.it. Detto questo, ringrazio in regia Danilo Cinquino. vi auguro buon lavoro. Vi presento subito il primo ospite. Buonasera e bentornato nei nostri studi. Studi al professor Paolo Amerio. Buonasera, professore. Buonasera e grazie per l'invito per aver accettato, sempre bello sorridente, quindi ha avuto una giornata tranquilla, rilassata, sì, sì, 12 ha 12 visto tre pazienti, 12, so, 12 ore di lavoro, così, le regge bene. Professor Paolo Amerio direttore della clinica dermatologica, policlinico universitario Santissima Annunziata di Chieti, è, è un policlinico universitario, diciamo, è una forma un po' ibrida, no, professore, nel senso che la clinica dermatologica è dell'ASL, lanciano vasto Chieti ed è collegata all'università perché... Lei è professore ordinario di dermatologia appunto all'Università Gabriele D'Annunzio di Chiedi Pescara. Intanto le chiedo com'è strutturato il reparto da lei diretto, che so che è diviso un po' in due ospedali, no, sì, professore? Sì. sì, noi abbiamo un reparto con cinque posti letto di Day Hospital ad Ortona eh, e mh, due ambulatori sempre ad Ortona. È un, due o tre ambulatori a Chieti, eh, prevalentemente ambulatori di dermatologia oncologica, perché a Chieti c'è anche il GICO Melanoma, il gruppo interdisciplinare eh. di cure oncologiche per il melanoma, eh, che si occupa, la nostra clinica si occupa di circa 500 melanomi in follow-up, e circa 120-130 melanomi all'anno. Sono tanti. Sono, tantissimi. Sono tantissimi. Tra l'altro io leggevo stasera non parleremo di melanoma, così lo diciamo anche a beneficio dei nostri telespettatori, però leggevo proprio qualche settimana fa che stanno crescendo tantissimo i casi sì, sì. di melanoma eh, nel post-Covid, diciamo così. Perché, secondo lei? Uh, Perché la gente si è trascurata. Questo, eh... È un'evidenza che è scaturita da tantissimi studi, uno anche fatto dalla nostra clinica e, e noi abbiamo registrato un, circa un 30% in più di melanomi rispetto al, al post-covid per quanto riguarda i melanomi più gravi addirittura. Um, eh, probabilmente questa cosa è stata letta da molti eh, colleghi e eh, noi abbiamo fatto lo stesso, abbiamo, siamo arrivati alle stesse conclusioni, diciamo che probabilmente il fatto di non poter adire eh, a controlli eh, a, a, in ospedale così facilmente come si faceva prima eh, ha reso tutto più difficile, quindi ha dilazionato anche i tempi delle diagnosi. L'ultima poi parliamo di psoriasi perché abbiamo scelto tre patologie ovviamente perché ci dobbiamo sempre rapportare al tempo che abbiamo a disposizione, abbiamo scelto tre patologie tra le più diffuse. Inizieremo con la psoriasi. Le chiedo questo: si sta un po' eh, normalizzando la situazione? Cioè la gente sta riprendendo sì, a farsi sì, sì. controllare. Voi riuscite a smaltire? lunghe file le, eh, le liste d'attesa? Io devo dire che eh, grazie all'impegno della Regione e, e anche della ASL eh, le liste d'attesa che erano diventate veramente molto lunghe eh, stiamo, stiamo lentamente riducendo eh, i tempi, abbiamo recuperato eh, in, quest in questi ultimi cinque mesi abbiamo recuperato mille visite che erano arretrate quindi Stiamo viaggiando veramente molto forte. Sono contento. Uh, stasera, come vi dicevo, parleremo di tre patologie. Ne abbiamo scelto tre che comunque sono tra le più diffuse. E anche perché abbiamo scelto, le ha scelte giustamente lo specialista, il professor Amerio: perché ci sono tante novità importanti sul fronte terapeutico. Parleremo di psoriasi, di dermatite atopica e poi parleremo di alopecia areata, giusto? Aerata, giusto, professor, no? Areata. 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 Eh, faccio sempre un po' di confusione. Partiamo con la psoriasi, professor Amerio. Che malattia è e soprattutto quali sono le forme più diffuse così poi andiamo a capire come diagnosticarle e come curarle. La psoriasi è una malattia della pelle che, però, eh, in realtà è una malattia del sistema immunitario. Il sistema immunitario che ha delle eh, false informazioni e. È un po' come se cercasse di riparare la pelle dove non c'è nulla da riparare. Eh, questo scatena un, una risposta con, eh, alla base delle particolari tipi di proteine infiammatorie eh, diverse a seconda di età, a seconda dell'etnia delle persone eh, e a seconda della genetica delle persone. Qui stiamo quindi, tenendo delle forme abbastanza sì, gravi, mi sembra di capire. Esatto, esistono diverse forme di psoriasi, quella più comune è anche detta volgare, sono delle chiazze rosse ricoperte dalle squame biancastre, come possiamo vedere nelle foto in alto. Mamma mia! Eh, esistono poi delle forme legate essenzialmente all'età giovanile, eh, con delle, eh, caratterizzate da piccole lesioni lenticolari, eh, quindi gro grosse come una moneta circa, diffuse su tutto il corpo, chiamata guttata. Ci sono poi delle forme molto gravi, eh, per fortuna relativamente rare, come la forma eritrodermica che significa che il 90% della superficie corporea è interessata da, questo, da questa infiammazione e assieme, eh, associata all'apsoresi della pelle, nel 30% dei casi circa dei pazienti si può avere una forma artropatica, quindi la psoriasi interessa le articolazioni. Da che cosa sono causate? Ci possono essere dei fattori, anzi mi fanno segno dalla regia che c'è subito una telefonata per lei e i telespettatori hanno sempre la priorità assoluta in questa trasmissione. Le chiedo scusa se l'ho interrotto. Eh, pronto, Reteotto? Pronto? Sì, buonasera. Da dove chiama? Da chi? Sì. sì, buonasera signora, prego. Mi scusi, volevo chiedere al professore, eh, ho dei gravi problemi di lesioni sulle braccia, sulle mani e non, non mi sanno spiegare da che cosa possa dipendere. Volevo chiedere un appuntamento con il professore perché eh, cioè, ho delle ferite e mi hanno detto che non metto creme, 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 ma esce sangue da tutte le parti. Eh, eh, allora intanto poi l'appuntamento eh, magari lo fissa in separata sede perché non lo possiamo dare ovviamente in eh, diretta televisiva e poi magari lo chiamerà il professor Amerio in, in un altro momento come possiamo intanto aiutarla questa signora per qualche indicazione è difficile no, è molto, da vedere difficile, assolutamente ehm, da vedere perché purtroppo molte delle malattie dermatologiche hanno una presentazione molto simile e quindi le descrizioni che, che ha fatto la signora, eh, diciamo così, anche se puntuali, possono. Eh, in realtà identificare moltissime malattie dermatologiche quindi sarebbe è veramente un po' difficile darle un'indicazione allora così. facciamo così come fa la signora a prendere un appuntamento con lei Te dicendo le... sono raccomandata sono la telespettatrice <ride> di rete 8 no. come fa che no, indicazioni no, per l'amore possiamo... di Dio non ci sono raccomandazioni no, era... Eh, no, non era una battuta professore no, non certo, mi permetta certo. guardi allora se ha, se ha veramente nel senso, io le credo che lei sta uh, um, vivendo un periodo uh, particolarmente difficile. Si può recare al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti e al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti, vedendo le sue lesioni cutanee, la manderanno in dermatologia. Questa diciamo è, è la via normale eh, che è, è possibile, eh, eh, diciamo quando le lesioni sono particolarmente certo. importanti o fastidiose come nel suo caso. Signora faccia così. Segue i consigli, segue i consigli Se del POS. Ma può essere che dovevo fare la biopsia, no? Certo. No. Però quello poi dopo si decide in, in sì, sede di visita. Tanto. No, Grazie. ma è, siamo qua per voi e mi raccomando, Grazie. segua i consigli che le ha dato il professore. Grazie. Do spazio a un'altra telefonata, sono le 21.11. Pronto, rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera Come a lei. La Grazie. Siamo Danadelli. Sì. Voglio fare, Antonio, saluto al professor Ameri per quello che fa, è un grande professionista. Grazie. Sì. Com'è andata quest'anno la raccolta? Annavelli, cos'è che raccogliete di prezioso? Eh, lo, eh, lo zafferano. L'oro, come lo chiamate? L'oro lo, rosso, ma andata malino. Andata malino, porca miseria. Eh, non piove però vabbè. Nacci. Senta, deve fare una domanda al professor Amerio. No, no, complimenti per la tua missione, buon lavoro. Grazie, grazie, eh, complimenti al professor Amelio, ovviamente. E torniamo alla nostra psoriasi. Velocemente sappiamo da che cosa sono causate le varie forme. Abbiamo visto anche quanto invalidanti e ci possono essere diversi fattori scatenanti, professor Amelio. Certo, allora, quindi su una base genetica ci deve essere una predisposizione genetica. Su questa predisposizione genetica, che è anche familiare. Eh, si instaurano delle, eh, alcune caratteristiche ambientali per esempio eh, questa predisposizione, predisposizione genetica in realtà eh, induce questa modificazione della risposta immunologica eh, che viene aggravata a sua volta dalle eh, varie caratteristiche ambientali quindi c'è una sorta di circuito un loop che si insegue, che si chiude tipo un serpente che si morde la coda e che aumenta sempre di più l'infiammazione. Abbiamo anche un'altra diapositiva, se non sbaglio, sempre eh, per far capire. Il, qua. Esatto, da un punto di vista ambientale eh, le cose che possono peggiorare la psoriasi nei pazienti geneticamente predisposti sono sicuramente le infezioni, eh, anche infezioni banali che sono prevalentemente associate alla forma guttata del giovane, eh, sono eh, l'alcol, l'obesità e il fumo. Quindi una vita sedentaria, ehm, eh, persone che fumano eh, tante sigarette hanno non solo un aumentato rischio di psoriasi, ma hanno anche di solito una psoriasi più grave e hanno anche una psoriasi più resistente ai trattamenti. Quanti, eh, no, prima di parlare di cure le chiedo per la diagnosi è sufficiente una visita, una visita allo specialista oppure vengono prescritti anche degli esami no, per approfondire? La maggior parte delle volte è una diagnosi essenzialmente clinica, eh, forse diciamo così che forse la psorisi è un pochino più difficile, la psoriasi di palmo plantare, quella che si manifesta prevalentemente al palmo della mano e alla pianta dei piedi, perché ha molte altre diagnosi differenziali. Quindi in quel caso bisogna chiedere una biopiazione. Può aiutare a fare la diagnosi, ma nel, nella stragrande maggioranza dei casi la diagnosi è essenzialmente clinica. Quali possibilità di cure abbiamo oggi e penso che ne abbiamo tantissime, anche perché in eh, presentazione abbiamo detto che abbiamo organizzato questa trasmissione, preparato questa trasmissione proprio perché. Eh, la ricerca è andata avanti, fortunatamente, e oggi ci sono buone possibilità di cura, no, professore? Assolutamente. Il, il, I farmaci che oggi abbiamo a disposizione sono tantissimi. Grazie alla ricerca. È che un che vita, è un albero della vita! Sì, sì, è un albero che ho mostrato perché è molto impattante e, e dimostra come. Per diverse esigenze dei diversi pazienti, qui ci sono i rami che rappresentano lo so, la donna eh, incinta piuttosto che le persone che hanno particolari tipi di infezioni, piuttosto che eh, pazienti che hanno concomitanti altre malattie come eh, la, le malattie infiammatorie intestinali. Ebbene, per tutti quanti questi pazienti eh, noi abbiamo una pletora, quindi moltissime possibilità terapeutiche, date dal fatto che eh, i ricercatori sono riusciti a eh, definire in maniera abbastanza precisa la patogenesi di questa malattia e quindi identificare anche delle eh, proteine che sono centrali in alcuni snodi della patologia, eh, della patogenesi che noi dobbiamo immaginare come un meccanismo con tante rotelline e io posso, a seconda delle caratteristiche del paziente, posso interrompere una rotellina un pochettino più a monte, una rotellina un pochettino più a valle e questo... Eh, permette di la guarigione del paziente. In questo momento si abbiamo. Guarisce. Si guarisce? Allora, si, si, eh, si cura con, la con eh, i farmaci, ma i nuovi farmaci sembra che in alcune persone possono indurre una remissione della malattia, anche alla sospensione dei farmaci, che può durare anche molti anni. Abbiamo un'altra diapositiva che eh, ci eh, dimostra proprio i risultati, la numero 5 lo dico a beneficio eh, di Danilo, le chiedo questo. Evidenza, eh, ci sono già delle evidenze scientifiche su questa bontà di risultati. Assolutamente. Adesso abbiamo dei trattamenti che permettono di migliorare del 100% la psoriasi. Significa che le persone che avevano tante chiazze eh, con tanto prurito hanno zero chiazze. Quindi si, si puliscono completamente in circa il 70-80% dei casi. Quindi Qui stiamo vedendo un prima e un dopo? Un primo e un dopo, quello più sulla eh, sinistra è un prima con le chiazze sì. eritematose, lombari delle, e dei degli gomiti. E il dopo sono rimaste solamente è una foto piuttosto precoce, sono rimaste solamente queste chiazze un pochino più chiare che è come eh, guarisce la psoriasi, che poi dopo si andranno anche queste a uniformare al colore della cute, pian piano che il, che il paziente, il tempo passa. Questo è il massimo risultato che si può ottenere? La o... guarigione, la guarigione no, del questo, 100%? No, per questo paziente che... Sì, sì. Questo è già il massimo risultato? Sì, perché praticamente la, tutte le chiazze di psoriasi sono scomparse, eh, questo eh, viene definito da, da noi dermatologi PASI 100, significa che il 100% delle chiazze sono completamente guarite e questo è il massimo che certo. noi possiamo offrire ai pazienti. Questo si porta dietro ovviamente la guarigione del 100% delle, delle chiazze, si porta dietro anche e trascina un miglioramento deciso della qualità della vita di questi pazienti, un miglioramento qualche volta anche delle comorbidità delle malattie associate. L'apsoriasi è particolare perché l'infiammazione dell'apsoriasi è associata anche a un aumento del rischio di infarto o di ictus, e molti di questi farmaci riducono l'infiammazione e quindi riducono anche quella parte di rischio che può portare all'infarto il paziente che deriva dalla psoriasi. A sua insaputa ha dato un po' una risposta, sono arrivate due mail che riguardano proprio la psoriasi. Franco chiede ho 52 anni, soffro di psoriasi, ho letto che questa malattia potrebbe compromettere anche la salute del mio cuore, è vero? E' proprio questo che stavamo dicendo, cioè eh, esiste un'associazione fra psoriasi e infarto del miocardio, fra psoriasi e ipertensione, fra psoriasi e aumento dei livelli di trigliceri e colesterolo e di quello che viene definito la malattia metabolica, eh, cioè tutta quella componente di, di patologie che poi aumentano il rischio sia di ictus che di infarto. E, e come abbiamo detto prima, gli ultimi farmaci che sono usciti fuori hanno dimostrato, che sono stati prodotti, hanno dimostrato che è possibile ridurre, riducendo l'infiammazione, ridurre anche quella parte di rischio che è legata proprio alla psoriasi. Non si firma. Mia figlia di 11 anni soffre di psoriasi eruttiva. Dopo terapia topica a base di cortisonici e creme idratanti, gli è stata consigliata la terapia sistemica che prevede la somministrazione di ciclosporina, ciclosporina sì. seppure a basso dosaggio, e in caso di esito negativo di passare ai farmaci biologici, chiede questa mamma. Non è troppo giovane, figlia di 11 anni? No, no direi di no perché eh, la psoriasi iridutiva è un sinonimo, sinonimo di psoriasi guttata. Quella che descrivevamo che prima, prima, che è una psoriasi ancorché con delle chiazze molto piccole, ma diffusa su tutto il corpo. Quindi eh, si può pensare come possa essere possibile applicare una crema cortisonica o una crema immunosoppressiva su tutto l'ambito corporeo tutti i giorni per un tempo molto lungo. È altrettanto deleterio che non effettuare un trattamento sistemico. La ciclosporina è un farmaco che sotto. Un controllo stretto e nelle mani giuste, io riesco a darlo anche a bambini dai due anni in su, eh, ed è una, un farmaco estremamente efficace. In circa due settimane libera il paziente dall'apsorisi. È un farmaco che va bene, diciamo così, in maniera per creare dei ponti verso altri, sì. altri trattamenti, perché non si può utilizzare per un tempo molto lungo, ma è un farmaco fatto sì. per essere utilizzato per un tempo breve in maniera molto efficace. Parliamo di dermatite atopica, professore Melio. Come si manifesta? e Ci sono differenze con la psoriasi? Sì, ci sono delle grossissime differenze con la psoriasi. È una malattia che ha sempre immunologica, quindi eh, la pelle in realtà è un organo immunologico. Eh, eh, e quindi anche qui in individui particolarmente predisposti c'è una familiarità per la, psoriasi, per la dermatite atopica, scusate, anche eh, abbastanza eh, netta, eh, si hanno delle risposte esagerate ad allergeni o a eh, sostanze eh, che noi possiamo trovare nell'ambiente eh, che sono delle, delle risposte... Esagerate, è per quello che si chiama atopia, è fuori, sono delle risposte fuori luogo e di solito sono delle risposte che possono iniziare fin dalla più tenera età, esiste infatti una, una dermatite atopica dell'attante eh, o dell'infante, una dermatite atopica del, eh, del bambino e dell'adolescente e una dermatite atopica dell'adulto. Eh, L'80% delle dermatite atopiche nasce eh, in età... Eh, preadolescenziale e in età infantile, il 10% può proseguire verso l'età adulta e un 15-20% invece insorge direttamente in età adulta. Eh, anche qui sono presenti delle chiazze eritematose di eczema, quindi essudanti con queste vescicole, eh, il cui però problema principale in questi, in questi pazienti con dermatite atopica è in realtà il prurito. il prurito è un prurito devastante, pervasivo doloroso, che, eh, anche in, doloroso. che eh, presentano anche dolore a livello cutaneo ma è il prurito che è, è continuamente presente eh, i bambini si svegliano la notte, eh, si grattano anche durante il sonno e eh, non solo Um, questo prodotto quindi induce una deprivazione del sonno, I, i, eh, gli soggetti con dermatite atopica non riescono a dormire, hanno una qualità e una quantità del sonno che è estremamente certo. ridotta rispetto alla popolazione normale, ma non fanno dormire neanche i genitori. Quindi diciamo così che tutto il, il complesso della famiglia si disgrega perché è tutto eh, volto verso il controllo di questa, di questa malattia parte. del bambino. Eh, a conforto di quello che ha appena detto il professor Amerio, vediamo anche con una serie di diapositive quanto è invalidante la dermatita atopica, quanto incide sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono e soprattutto le chiedo, ha anche un elevato costo sociale per anche. il nostro servizio sanitario nazionale. Professore. Assolutamente perché a differenza della psoriasi eh, non è una malattia che ha un codice di esenzione. Quindi molti eh, dei trattamenti che sono richiesti, eh, perché uno dei problemi principali della, della dermatilità atopica è quello di avere, eh, essere caratterizzata dalla pelle secca. Questa pelle estremamente secca, qualche volta dovuta a un'alterazione genetica di un gene che fa parte dell'ultima parte della cute, che quindi permette una perdita di acqua attraverso la pelle è molto eh, importante, eh, in realtà eh, si può trattare con delle creme sì. idratanti che purtroppo sono a carico del paziente. Il problema della dermatite atopica è soprattutto un problema di qualità della vita, la presenza di dermatite atopica a livello del volto può creare problematiche di, di relazioni sociali, il prurito che eh, altera il sonno può creare problematiche relative al fatto che, che i bambini non sono molto attenti a scuola, hanno una riduzione della del, capacità, eh, della capacità cognitive e, e di attenzione certo. eh, a scuola e quindi hanno un rendimento scolastico inferiore. E eh, nelle persone adulte. Eh, invece di esserci un assenteismo prevalente, c'è cioè un presenteismo, cioè sto, sono al lavoro, ma siccome hanno il prurito non riescono a essere produttivi. Assente. Quindi c'è un, un problema veramente molto, molto sentito. Eh, il prurito, è, come abbiamo detto prima, è devastante: l'80% dei pazienti ha il prurito tutto il giorno e quasi il 45-50% dei pazienti ha un prurito grave. Significa. Che nella, in una scala da 0 a 10 questo prodotto è 8 o più tutto il giorno, tutti i giorni, anche la notte. Andiamo avanti con le diapositive, anche perché poi voglio arrivare. eccolo qui: dermatite e qualità della vita ce la sintetizza questa, sì, quest questa persona, e poi che, voglio arrivare alle cure. Che a... significa che questa malattia implica un, un eh, disagio in qualunque ambito eh, della nostra vita. Un, crea una limitazione della vita sociale perché i pazienti hanno paura di addormentarsi in pubblico, hanno paura di farsi vedere dal partner con certo. le chiazze, ehm, limitano le interazioni sociali perché i, i bambini sono sottoposti a bullismo a causa della loro condizione cutanea, eh, il, certo. abbiamo detto prima la, la difficoltà di, di rela, relazionale la nei, nelle persone adulte e le difficoltà lavorative che sono state già accennate prima, eh, soprattutto dovute a questa eh, incapacità di essere produttivi a causa dell'issintometologia pruriginosa. Andiamo avanti Danilo, così velocemente, e questo, questo serpentone. Questo significa essenzialmente che la dermatite atopica, essendo presente durante tutto il percorso vitale, riduce le capacità, Potenziali di raggiungere il massimo della potenzialità di vita dei pazienti con questa malattia. Eh, questo significa eh, minore possibilità di carriera e significa anche minore possibilità di guadagno a causa della malattia. Certo. Senta, basta uh, la semplice osservazione dello specialista. Oppure per una diagnosi certa eh, vengono prescritti anche de, degli esami specifici? Okay. Anche qui la, la, derma, la diagnosi della dermatite atopica potrebbe sembrare facile perché è una malattia estremamente diffusa, il 25% dei bambini ce l'ha eh, e il 10% degli adulti. In realtà alcune volte può creare delle diagnosi differenziali, spesso nelle persone adulte, con malattie... Diciamo così, um, anche malattie oncologiche come dei linfomi cutanei, per cui è necessario anche qui fare, richiedere ecco. delle biopsie. Possibilità di cura. Abbiamo visto che anche questa è una patologia molto invalidante. Come la trattiamo, professora Mercato? Io penso di vivere in un momento per la dermatologia meraviglioso. Questa è una diapositiva molto eh, è un, è un complicata è un molto è. complicata che, che eh, dipinge un pochettino quello che è il, la patogenesi, quello che succede nella pelle dei soggetti atopici. Le scritte in rosso sono tutte le medicine che noi abbiamo a disposizione in questo momento o quelle che potenzialmente nei prossimi due o tre anni avremo a nostra disposizione per la cura della dermatita atopica. Eh, negli ultimi quattro eh, anni si è rivoluzionata la terapia, che prima si eh, basava essenzialmente, come abbiamo detto prima, su farmaci eh, immunosoppressori tradizionali come la ciclosporina o il metotrexate, adesso abbiamo da una parte degli anticorpi monoclonali che eh, vanno come target direttamente su delle proteine infiammatorie che le, bloccando le quali si blocca completamente la malattia e si blocca il prurito e dall'altra parte delle eh, molecole eh, chimiche che invece bloccano dei eh, trasduttori di segnale, quindi delle, delle proteine che stanno sotto i recettori che vengono bloccati dagli anticorpi monoclonali e che, che portano il segnale dentro la cellula e che sono talmente tanto potenti che tolgono il prurito dopo un'ora dall'assunzione. È una sorta di rivoluzione. Possiamo... È una rivoluzione copernicana per la dermatite atopica. Risultati anche in questo Risultati caso? Risultati veramente eccellenti, veramente eccellenti. Eh, anche qui eh, diciamo un così. Un prima e un dopo. Un prima e un dopo, eh, eh, valutiamo la guarigione della, della dermatite atopica eh, attraverso la riduzione della... Area che è coperta dalle macchie rosse e dalla riduzione della quantità di prurito: questo è un paziente che in un solo, un, solo un mese ha avuto una, una risoluzione completa della malattia ed è un paziente che è andato attraverso una storia di immunosoppressori, di creme, di esposizione solare, di eh, esposizione a, a fototerapia e radiazioni ultraviolette, decennale ha ritrovato la propria vita con questi farmaci. Eh, eh, lo dico ovviamente, ma eh, eh, torniamo un attimo indietro per cortesia a uh, Danilo. Uh, il prima è la foto, la foto destra, sì, sì, destra, ovviamente eh, a destra e eh, quella a sinistra è ovviamente e quell'altra. Danilo ci ha già fatto vedere la, uh, la lupescia areata Giusto, Danilo? non avevamo forse un'altra foto del non mi ricordo se avevamo un'altra un foto, foto su... sì, delle dermatiti? Puoi tornare un attimo indietro per cortesia? Questo. Eccola qua, vedi? Un... Ricordo. Un altro, bene, che eh, un altro eh. paziente ha trattato questo, questo con degli anticorpi monoclonali contro una protei, due proteine che si chiamano interleuchina 4 e interleuchina 13 eh, e come vedete l'eczema infiltrato che è presente in tutto il corpo. Pensate a mettere una crema eh, per questo paziente cosa sì. significa? Sì. Significa eh, passare più di mezz'ora al giorno, tutte le sere, a mettere creme cortisoniche ma per quanto tempo? E la, la risoluzione, anche qui, è, è arrivata in pochissimo, in pochissimo tempo, diciamo in un paio di mesi, con, devo dire, degli effetti collaterali di questi farmaci che, essendo estremamente precisi nel bloccare la patologia, eh, solo per quanto riguarda la patologia certo. eh, hanno degli effetti collaterali veramente minimali l'effetto collaterale principale di questo farmaco è una congiuntivite quindi un'infiammazione dell'occhio che può venire in circa l'8% delle persone e che è trattabilissima risultati eccezionali raggiunti in un paio di mesi eh, ci diceva il professor Amerio trattamento uno o due volte al giorno trattamento una, una, una puntura una volta una, ogni puntura. due settimane ogni due settimane quindi anche... Eh, eh. Eh, Danilo ci aveva eh, anticipato con eh, una diapositiva che di fatto è eh, l'argomento che tratteremo adesso in chiusura di questa puntata di Pronto Medicina Facile, parleremo di alopecia areata. Danilo la può rimettere in onda eh, questa diapositiva? Eccola qua. Prima però di parlare di questa patologia, eh, qui abbiamo tanti e tanti casi, le chiedo questo. Leggevo proprio oggi o ieri, adesso non mi ricordo più, è uscito un farmaco che può curare sia la dermatite atopica che la lupece areata, professore. Esatto, sì, sì. Ehm... È recentissima l'uscita in commercio eh, di questo farmaco che noi, fra l'altro, a Chieti eh, abbiamo già utilizzato perché abbiamo partecipato allo studio registrativo per eh, il trattamento della dermatita topica. È uno di quei farmaci, come dicevo prima, che blocca la, il segnale che dal recettore va al nucleo della cellula. Eh, ci sono alcune proteine che si chiamano JEC, che attivandosi. Uh, grazie all'attivazione del recettore uh, fanno attivare delle, dei geni nel nucleo della cellula che poi portano all'infiammazione. Bloccando queste proteine si blocca l'infiammazione. Si blocca in maniera un pochettino diversa rispetto all'anticorpo monoclonale, meno uh, diciamo così, precisa, ma anche meno definitiva. E quindi ci sono delle pasticche che si prendono tutti i giorni uh, e, e che da un, punto, da un certo punto di vista devono essere un pochettino più controllate, ma come, di, come dicevo prima, le, la cui efficacia è estremamente Elevata per. tanto che il prurito va via in un'ora dall'assunzione. E quindi può essere utilizzato questo farmaco sia per la dermatite atopica che la loperazione. per la psoria, alopecia reata eh, possiamo dire che non è soltanto un problema estetico. E torniamo anche a questa diapositiva che avevamo già mostrato ai nostri telespettatori. È molto di più di un problema estetico. No? Alopecia reata è una malattia eh, autoimmunitaria, legata ad altre malattie autoimmuni. E sicuramente non è affatto un problema estetico, si può presentare sia con delle singole chiazze che possono essere presenti ovunque sul cuoio capelluto eh, fino ad avere delle grosse aree in cui i capelli cadono e poi ad avere la lopecia cosiddetta totale, che è quella in cui tutti i capelli e le sopracciglia sono caduti o una lopecia universale in cui tutti i peli del corpo cadono, sempre per un problema di infiammazione autoimmunitaria. Non è affatto un problema estetico, è una problematica Estetica. che crea grossissimi pro problemi da un punto di vista eh, psicologico e di qualità della vita ai soggetti, perché pensate sì. dover mettere una parrucca, per esempio, non accettare la propria condizione. E la lopecia areata, fra l'altro, è anche associata a volte a un dolore cutaneo molto intenso, a volte ad altre patologie autoimmunitarie che fanno parte del corteo eh, sintomatologico di questi pazienti. Anche in questo caso glielo chiedo, oh, le sollecito anche una risposta breve per la diagnosi. Basta l'osservazione oppure? Diagnosi di solito basta l'osservazione perché ci sono delle caratteristiche, soprattutto che noi possiamo ehm, eh, diciamo così, vedere meglio con eh, quell'apparecchio che è il dermatoscopio, sì. che noi utilizziamo di solito per i nei, ma che può essere utilizzato anche per anche la diagnosi di malattie caso. infiammatorie. Abbiamo visto anche grazie a queste foto che qualità della vita, impatto sociale delle persone che ne soffrono è devastante. Che cosa si può fare, professor Amel? Eh, fino a un pochino di tempo fa purtroppo non si poteva fare granché. Ecco, qui vediamo solamente diciamo così, il, uh, descritto l'impatto uh, che una perdita di, della gran parte dei capelli può avere um, eh, so, soprattutto nei soggetti giovani, perché è una malattia che colpisce sp specialmente i soggetti molto giovani che quindi stanno ancora creando eh, la loro personalità e avere questo stigma eh, per cui si viene indicati come delle persone diverse eh, è una, eh, problematica, crea una problematica psicologica molto molto importante nei pazienti Diamo avanti con si può fare prossima. molto sì? si può fare moltissimo qua. proprio perché ehm, eh, eh, no si qua, di, qua in realtà è per, oh, per, per sottolineare e eh, eh, quanto eh, il disagio psicologico si può trasformare in un disagio anche psichiatrico in questi pazienti, c'è un aumento di 2,8 volte del rischio eh, se andiamo avanti con la diapositiva di eh, idee suicidarie di questi pazienti. Eh, tutti noi sappiamo quanto possono essere importanti i capelli in, in questa società in cui l'immagine è tu. No, sì. assolutamente assolutamente. stavo guardando la telecamera. Sì, infatti ho visto. No, A parte gli scherzi. Eh, no, no, è così: è eh, un problema veramente. L'immagine è, è moltissimo in questo periodo storico. E le persone certo. che hanno questa problematica hanno un'immagine di sé che è sicuramente scaduta. Se andiamo avanti, ci, ci rendiamo conto, ci possiamo rendere conto di qua. quanto è importante avere un'arma al momento a nostra disposizione. Fino ad oggi, fino a, a un mese fa, quando è uscito il, il farmaco, il jack inibitore di cui si parlava prima. Avevamo pochissime armi, armi topiche con corticosteroidi o altre poche cose, adesso c'è questa pasticca, si prende tutti i giorni e nell'arco di diversi mesi può portare in una buonissima percentuale di pazienti, circa il 40-35-40-45% dei pazienti a una ricrescita totale dei capelli è arrivata proprio in extremis questa mail anche un po' lunga, cerco di sintetizzarla però eh, merita risposta, sono una ragazza di 24 anni, fin da piccola eh, ho sofferto, soffro di dermatite atopica, prima su braccia e gambe, crescendo intorno alla bocca e in forma acuta sui polsi e sulle mani, uso regolarmente emollienti consigliati da specialisti e saponi delicati, neutri, con scarsi risultati e con la pelle che inizia a perdere elasticità e idratazione. Esiste una terapia alternativa al cortisone da poter utilizzare senza creare altri danni alla mia pelle? è una uh, mail anonima. Sì, ah no, assolutamente. Eh, se si usano solamente i, i, le creme idratanti si fa metà della cura, bisogna utilizzare anche altre cose. E oltre al cortisone ci sono tantissime medicine che questa nostra ascoltatrice può utilizzare e che sono estremamente più efficaci del cortisone con dei rischi, come abbiamo detto, per sì. quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, veramente minimali. Veramente minimali. Per arrivare allo, al trattamento con anticorpi monoclonali bisogna passare attraverso alcuni step di terapia che però insieme ai, ai dermatologi si superano molto facilmente. Però possiamo chiudere con questo messaggio positivo, no? che eh, ci, si sono, fatti, sono stati fatti passi in avanti importantissimi per la cura. Di queste patologie, che come abbiamo visto sono molto, molto invalidanti e incidono tantissimo sulla qualità della vita delle persone che purtroppo ne soffrono. Grazie. Grazie al professor grazie Paolo Amerio, grazie per essere stato con noi, direttore grazie. della clinica dermatologica, policlinico universitario Santissima Annunziata di Chieti e anche professore ordinario di dermatologia. Adesso alle 21.40 andiamo in pubblicità. Al rientro parleremo di artrosi della caviglia. Ci vediamo tra pochissimo.